su Brahim, guarda, è arrivato appena appena ora, in questo momento. Allora, su Brahim il Milan è molto positivo sulla possibilità di riottenere il prestito con diritto questa volta, non secco come era stato per la scorsa estate. Non è ovviamente la conferma del secolo, però Brahim, un altro anno in prestito, ce lo dicevamo ormai da un mese e Sì. mezzo, Sì, che con una soprattutto. condizione del genere saremmo stati contenti comunque di riavere buon Brahim, perché una mano ce l'ha data, la condizione sembra esserci nuovamente, cioè prestito con diritto. Bene, no? Sì, voglio dire, eravamo già indecisi sulla situazione quando non aveva ancora fatto chissà che cosa. Poi, ovviamente, ha giocato molto bene l'ultima parte di stagione e si è fatto trovare pronto nel momento decisivo, perché io quello Juventus Milan me lo ricordo molto bene quanto pesava. Quindi, se le condizioni sono queste, se non devi andare a cercare un altro giocatore, perché comunque ci devi mettere soldi e testa se ne devi trovare un altro, e le condizioni sono queste, puoi anche inserire un diritto di riscatto che magari poi non eserciti, però il Milan non credo che abbia qualcosa da perdere in questa trattativa, quindi bene. No, assolutamente no. Come abbiamo detto anche nell'ultimo obbligo di riscatto, non è che puoi comprare 56 calciatori a 20 milioni. Ogni tanto qualche prestituccio, poi lì ci sta. Brahim ti ha dimostrato che è un'ottima alternativa, ti sa coprire due ruoli e mezzo quasi. Però, diciamo, il tre quarti te lo sa far bene, sull'esterno sinistra, nel caso la bisogna, se la cava. Sì. Ci può stare assolutamente il buon Brahim Diaz. Come scrive le sedi opportune, bel gol ieri, Sì, assolutamente molto sì, molto bello. 2-0, se non ricordo male, prima che poi la Spagna Under 21, perché ha giocato lei ieri in Sì, il secondo amichevole. gol dei quattro è stato. Grave gol, controllo e diagonale a incrociare sotto il 7 sul palo opposto. Un bel golletto. Beh, tanto ci ha abituato a fare dei gran bei gol, il gran Brahim. Sì, assolutamente, Brahim quando segna non è mai banale. Ma a proposito di prestiti, ci chiedono notizie su Dalot. Ma non ho notizie su Dalot. Esattamente. Nada. Abbiamo ancora mezzo minuto circa di Airtrain livello 2. Bea, vuoi fare un appello per riuscire ad arrivare a livello 3? Hai 30 secondi. Ragazzi, no, ma cosa chiedo? Cosa chiedo? Cosa sto No, non è che cosa... devi. Enrico Bojani è il Giorgio Mastrota di Noardi. Sì, ma lui è bravissimo a fare queste cose. Sì, Ragazzi, però, cioè, voglio dire, noi siamo in onda a fare obbligo di riscatto quasi tutti i giorni, quindi vogliamo tante sub. Io non sono capace a chiedere queste cose. Madonna Non sono santa. capace. Bojani si fa Mamma mia. biondo se lo raggiungiamo. Vabbè, Bojani si fa biondo a prescindere, quindi non sarà. No, 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 Non no. No, sarà. Di nessuno sa vendere gli abbonamenti come Enrico, ma infatti lui è stato ma è preso per vero, fare ciò. ma è il suo ambiente Twitch, il suo ambiente. Va bene. Dai, torniamo a noi. Su Brahim, comunque abbiamo detto, il Milan conta. Nei prossimi giorni, in realtà, non troppo in là di chiudere la questione ancora con Real Madrid, di assicurarsi il tre quarti. A proposito di trequartisti, Sì. Bea, il tuo idolo indiscusso, Cancelanoglu, che fa? Grazie, guarda, soprattutto un idolo indiscusso mio, assolutamente. Ma io credo che alla fine rinnoverà, perché se ancora non si è rotto nulla, mi fa pensare che rinnoverà. Poi ovvio che lui sta a questo modo alle TV Turche, per carità, però abbiamo visto Paolo Maldini come si comporta in certi casi, cioè che prende un altro giocatore e ti saluta. Però devo anche dire che il Milan, magari mettendo questa sbarra dell'europeo, cioè non manca molto, 2 giorni, domani è giovedì e venerdì c'è Italia-Turchia.
Beh, certo, domani è già tempo di rifinitura per le due squadre, quindi non credo che. Ieri le è stata fatta una domanda, in realtà una domanda del genere è difficile che si possa rispondere in maniera diversa di quello che ha risposto Hakan. Cioè, non mi preoccupa la risposta che a domande gli viene chiesto se con un'offerta. Piacerebbe andare al Galatasaray, tra l'altro squadra più lui ha detto ti pare, se non ho capito male, Sì. e lui ha detto se arriva un'offerta non mai dire mai, una roba del genere. Beh, ma lui con Galatasaray Pazienza, non. pazienza, quello è Sì, l'ultimo lui dei con. problemi. Il problema è che siamo arrivati al 9 di giugno e forse è anche il momento di dire stop. Ma più che altro non è un giocatore che può permettersi di avere questo atteggiamento. Ammesso che questo atteggiamento non lo giustificherei a nessuno, però ad esempio Donnarumma aveva già qualche giustificazione in più a livello tecnico, ma Hakan Çalhanoğlu che fa, vabbè, meglio che non dico niente, però che si comporta in questo modo non lo accetto, non lo accetto. Dovresti ringraziare che il Milan ti ha offerto un rinnovo più alto, crede in te, dopo comunque diversi anni in cui la continuità non c'è stata. E invece questo comportamento a me personalmente non piace. Sai che cosa, Bea? Su Hakan ho un po' paura, già non è che sia proprio ben visto dalla totalità dei tifosi, per usare No. un eufemismo. In più, è una situazione dove a rinnovare ci sta impiegando mesi e mesi e la sta portando avanti, quasi stesse aspettando un'offerta migliore o giù di lì. San Siro fa fatica a perdonare. E non Sì, mi San sembra il Siro calciatore che al terzo fischio si guarda butta San tutte le Siro e si spalle. fa dare la palla lo stesso. No, infatti è Anzi. tutto un insieme di cose che secondo me non possono andare d'accordo. Sì, ci sono delle cose che ha fatto bene, soprattutto in questa stagione, la prima parte ha fatto bene, ma anche il fatto che Pioli non lo toglie mai, no? Deve far pensare, però se pensi appunto a quello che hai detto tu, ci hai messo tanto per rinnovare, San Siro non ti perdona, e poi quando crei queste situazioni, poi l'aspettativa diventa anche più alta, eh. Sono tutte conseguenze, e io non penso che lui sia in grado di reggere tutta questa pressione, ma è sempre stato così, non gliene faccio una colpa, non tutti i giocatori possono essere Zlatan Ibrahimovic, ecco. Quindi io eviterei, però per me alla fine il Milan non eviterà. È che siamo davanti a un calciatore che piace all'attuale allenatore, ma su quello non ve l'abbiamo già detto un bel po' di volte. Il Milan ha già perso a zero Donnarumma, perdere a zero anche Çalhanoğlu vorrebbe dire comunque andare sul mercato e comprarne un altro, Senza perché non si soldi, può cioè abbassare senza Karim. soldi che ti sono rientrati da qualcuno. Cioè, bisogna anche poi a un certo punto farsi due conti in tasca. Se va via Ciala devi prendere un trequartista titolare, devi mettere qualcuno vicino a Ibra, a destra probabilmente devi prendere qualcun altro. Ringrazio Milan Left che si è abbonato con Prime, questo non è nel mercato del Milan ma è nel nostro. Grazie a lui per l'abbonamento con Amazon Prime, punto esclamativo Prime per associare il vostro canale, scusate, il vostro abbonamento ad Amazon al canale Twitch di Radio Rossonera. Quindi la questione, tornando ad Hakan, è che tutti insieme e poi è dura fare il mercato, è anche probabilmente il motivo per cui si sta cercando di rinnovare il buon Hakan Çalhanoğlu. No, ma infatti voglio dire, sarebbe un pensiero in meno, no? Quello del rinnovo di Hakan. Hai un giocatore che comunque al nostro allenatore piace, lo fa giocare sempre, non ti devi mettere lì con la testa a prenderne un altro, però è anche vero che ci sono tante cose che non mi convincono come quelle che hai detto tu prima, e anche il suo atteggiamento, perché sta palesemente aspettando offerte da qualcuno.
Vabbè, io devo leggerlo, lo sbaglierò sicuramente. Ringrazio anche Dondo Ciacca Birstein, non so come caspita si legge, che si è abbonato con Prime, però quindi grazie. Nel caso, la prossima Grazie. volta con un nick magari un pochino più semplice, se ti abboni anche con il prossimo punto esclamativo Prime, però grazie mille per esserti abbonato anche tu associando il tuo profilo Amazon al canale Twitch di Radio Rossonera. Grazie anche a te, anche se non so come caspita si legge il tuo nick. Tornando a Cialanoglu, anzi, volevo andare a trattare dell'altra questione, dell'ultimo trequartista che sta girando in orbita Milan. Qui sì, il tuo pupillo, Rodrigone De Paul. Niente, addirittura. No, ho detto, sospiro, ma voglio dire, nella vita bisogna anche cambiare ogni tanto tipologia di giocatori, no? Abbiamo avuto per anni il numero 10 del Milan, che è Hakan, adesso io andrei su qualcosa di diverso. Non voglio dire che è più forte De Paul di Calhanoglu, lo penso, ma non è detto che poi accada, no? Perché San Siro, la maglia del Milan, sappiamo tutti, però io un cambiamento lo farei. Guarda, parlando con i dirigenti, soprattutto ieri, molti nomi ti fanno capire che sono proprio una bella X sopra. Io ancora su De Paul la X sopra non ce la metto perché non ce l'hanno messa loro, però non voglio illudere Difficile. assolutamente nessuno, soprattutto perché l'Udinese chiede e soprattutto non siamo i soli a volerlo. Quindi se ci mettiamo in battaglia, in questo momento la battaglia la fai con l'Atletico di Madrid, non è così semplice andare a prendere De Paul o De Paul, No, chiamalo come dipende anche lui cosa vuole fare. vuoi. Se vuole restare in Italia, in Italia e non dico che si possa mettere d'accordo un po' con l'Udinese, però sai, in queste cose concorrono sempre tanti dettagli. A me piacerebbe molto perché cambieremmo un po' il tipo di giocatore, anche se non sono il giorno e la notte, De Paul e Calhanoglu. Però, come dicevi tu, credo che sia molto, molto, molto difficile. Questo perché il buon Saul Niguez, che non so oggi se è sparsa mezza voce che potesse interessare al Milan, ma costa come quanto il nostro forse intero mercato di quest'estate, quindi lasciate stare, sta andando via con un'improbabilità dall'Atletico e quindi l'Atletico è in cerca di un tre quarti, potrebbe essere proprio De Paul. Tornando alla questione